La prima edizione del Dizionario dei Film usciva nel 1993. Sono passati 20 anni e questa è la 10ª edizione. Devo dire un'edizione abbastanza mostra. Sono 4.400 pagine di schede, in totale le schede sono quasi 27.000, più circa 1.600-1.700 pagine di indici, per un totale di 6.000 pagine. Un lavoro che ha coinvolto me e i miei collaboratori in maniera continuativa e molto pesante. Quali sono le novità principali di questa edizione? Beh, abbiamo cercato di aggiornare il più possibile il dizionario con tutti i film che sono usciti fino alla fine di settembre e inizi di ottobre del 2013. Ci sono molti film del passato che magari non hanno mai avuto una distribuzione italiana regolare, ma che hanno segnato la storia del cinema, film giapponesi, film indiani, film dell'America Latina. Ci sono molti documentari, il documentario è diventato un po' il genere alla moda adesso e abbiamo recuperato molti documentari che hanno fatto la storia del cinema, da quelli di Wiseman a quelli dei fratelli Miles, alcune innovazioni nel genere, tipo il film di Ricky Pan, oppure abbiamo recuperato il film come Le Chagrin et la Pitié di Marcello Fuchs, che sono non sono mai arrivati in Italia, ma che sono importanti da conoscere. Un'altra attenzione particolare l'abbiamo messa per i corti. Spesso i corti sono palestre per i registi, e per cui dei grandi registi, per esempio Polanski, abbiamo schedato tutti i corti che hanno segnato l'inizio della carriera. Alcuni dei corti di cui sono più orgoglioso sono quelli che compongono le due voci nuove, le due voci tematiche, sia i corti di Chaplin prodotti dalla Kingston, che permettono di vedere l'inizio della carriera di Chaplin, sia tutti i corti Pixar, fatti naturalmente fino a settembre 2013, che hanno una voce tematica personale e poi però sono schedati uno per uno all'interno del corpus delle schede. L'idea era proprio questa, era quella di non fermarsi più soltanto ai film usciti in Italia, ma di cercare di recuperare quei film che sono a disposizione del pubblico italiano attraverso il web, attraverso il DVD, attraverso, voglio dire, tutti i mezzi di comunicazione che adesso sono disponibili.